Ciao a tutti, eccomi in questo video per recitare una nuova poesia che ho scritto io stasera, è dedicata ai clochard. Allora, adesso ve la recito e spero che mi mettete tanti mi piace, tante visualizzazioni e anche commentate a riguardo della poesia però, eh. Clochard, clochard, povero cittadino caduto in miseria, che cammina tra le strade e gente di città, con il suo bagaglio fatto di cartone per andare a stare sotto i portici, nei parchi, su delle panchine o nelle sale d'attesa di stazioni, pregando dentro di sé aiuto. E tante volte cercando nei cassonetti della mondezza qualcosa di utile e chiedendo un po' di carità e amore e magari un lavoro che negli occhi suoi, un po' provati e piangenti di dolore, non vede tra il caldo dell'estate che è soffocante. Che molte volte lo fa morire di crepacuore come il freddo d'inverno, sperando in un paradiso migliore della terra che non gli ha donato la felicità. Ecco, spero che vi piace questa poesia che ho dedicato ai Crochard e vi ripeto ancora, mettete tanti mi piace, tante visualizzazioni, fate girare questa poesia. Come le altre poesie che ho messo sul mio canale di YouTube e commentate, commentate, dite cosa vi esprime la poesia, cosa, che pensieri, che riflessioni vi fa fare la mia poesia. Mi farebbe molto piacere sapere le vostre riflessioni, soprattutto della poesia. Ecco, un saluto a tutti i clochard del mondo e io sto dalla parte vostra, clochard, quindi se magari qualcuno che gli vuole fare leggere questa mia poesia ai clochard, io la metto nel video, sotto al video, nel box che vedete sotto, metto anche il testo della mia poesia. Così, oltre a sentirla recitare da me, potete anche visionare la poesia e farla visionare anche un clochard vero. Insomma, se vi fermate a parlare con un clochard, gli fate leggere questa mia poesia o sentirla recitare. Tanto adesso tutti avete internet nei cellulari, avete smartphone, quindi potete fare questo gesto di cuore, questa opera buona, diciamo. Ciao a tutti, clochard.